Cade dalla moto davanti ad una pattuglia dei carabinieri, i militari si avvicinano mentre è ancora a terra per soccorrerlo, ma si accorgono che ha una pistola nella cintura dei pantaloni. Lui, vistosi alle strette, li aggredisce e tenta di scappare, ma viene prontamente disarmato e bloccato. Pomeriggio di follia per il 32enne pregiudicato Ivano Cannalire, brindisino che nel pomeriggio di ieri è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di resistenza e oltraggio pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione della legge sulle armi e inosservanza degli obblighi. Tanti capi di accusa perché Cannalire era già colpito da un provvedimento restrittivo, quello appunto dell'obbligo di dimora. Ieri pomeriggio era quindi a bordo del suo scooter e caduto e sembrava dolorante. Una pattuglia dei carabinieri che transitava da quelle parti si è fermata per prestare soccorso, riconoscendo però subito che si trattava di Cannalire e vedendo che nella cintura dei pantaloni l'uomo aveva una pistola 92 FS con matricola brasa, risultata essere dotata di un caricatore con 15 colpi. Vistosi messo alle strette e scoperto, Cannalire ha effettuato un timido tentativo di fuga aggredendo i militari, che sono però riusciti lo stesso a disarmarlo e bloccarlo. Il 32enne ha poi iniziato a rivolgere ai militari frasi minacciose e oltraggiose e ha poi sfondato con un calcio, in evidente stato di alterazione psicofisica, il finestrino posteriore sinistro della vettura di servizio dove era stato fatto sedere dopo l'arresto. Durante le operazioni di verbalizzazione l'arrestato è stato colto da malore e trasportato dal personale del 118 presso l'ospedale Perino di Brindisi, dove è ancora ricoverato in osservazione e piantonato dal personale della polizia penitenziaria di Brindisi.